Gol per la formazione di Sergio Guerra, entra Labertini, Consuelo Magifesta va alla battuta, batte Teso, mette in difficoltà la Kemner, va a muro, tocca la difesa materana, Marasi per Giseli Gavio, murata la Gavio, ma si continua ancora a giocare, Benelli, chiamata la Kemner, tocca la difesa materana per Kiba Fips, pallonetto della Fips, è partita che ritorna sul 14 pari, recupero impossibile da parte della formazione materana, mentre c'è l'infortunio a Manu Benelli, colta da crampi, ancora emozioni qui dalla Palasport di Via delle Nazioni Unite. Rimane in campo Manu Benelli, ha avuto due occasioni per chiudere il match, la Teodora Ravenna non vi è riuscita. 14 pari, Consuelo Mangifesta ancora la battuta, c'è il time out chiesto da Sergio Guerra sul pari 14, quinto set incredibile. È sicuramente molto spettacolare il tie break, ma tie break come questi sono da vietare sicuramente a chi soffre di cuore. Un Ravenna che ha avuto due possibilità di chiudere il match, due recuperi alla morte della formazione bianco-verde, e punteggio che è sul 14 pari e sfera nelle mani di Consuelo Mangifesta. Va la battuta a Consuelo Mangifesta, riprende il match, la palla della Mangifesta è sulla Kemner, la Benelli per Harriet Versing, e c'è il muro spettacolare di Gabi Perez del Solar, ancora una volta Gabi Perez del Solar mette la sua firma, e ora il match ball è nelle mani del Matera, ancora Consuelo Mangifesta, c'è la Gabi Perez del Solar, si continua ancora a giocare, la Versing viene chiamata alla conclusione, pallonetto tenuto in campo dal Matera, Giseli Gavio, e Matera che vince sul 16-14, tie break alla morte, il Ravenna aveva praticamente vinto la partita, ma una grandissima latte rugiada, e un plauso va alla forza sicuramente di reazione della squadra bianco-verde, il pubblico è entrato in campo, Gabi Perez del Solar è riuscita a mettere la firma con Giseli Gavio a questa vittoria, una vittoria importantissima, 16-14, Nino, su 14-10 forse nessuno ci credeva più. No, è veramente, neanche noi a dir la verità. Ma è stata una partita entusiasmante, forse la latte rugiada Matera alla fin fine ha meritato questa vittoria per quel che ha fatto nei primi due set, poi naturalmente con la Teodora Ravenna c'è poco da scherzare, lo si è visto nei successivi set, è bastato un piccolo calo di concentrazione, una maggior determinazione da parte della Teodora Ravenna per consentire loro il recupero e arrivare sul 2-2, e anche nel tie break sembrava che la Teodora Ravenna avesse ancora i nervi più saldi, invece c'è stato ancora il grande cuore bianco-verde e soprattutto Perez del Solar determinante, e guarda caso anche in questa occasione Giseli Gavio ha chiuso il punto finale come nella Coppa dei Campioni, quando nuovamente la stessa brasiliana naturalizzata dette la vittoria alla formazione della latte rugiada Matera, quindi tutto è bene quel che finisce bene, almeno per i colori bianco-verdi, ma ci sarà ancora da combattere molto perché la via per lo scudetto è ancora lunga e irta di ostacoli, l'abbiamo vista questa sera. Vi riassumo comunque il risultato finale, 3-7-2 per la formazione materana, che adesso si presenterà alla gara 2 al Palla d'Andrea di Ravenna. Un saluto quindi a tutti i telespettatori da parte di Francesco Grossi e di Nino Grilli, che vi rimandano alle prossime occasioni di sport su TRM Video. Faccio io adesso abbraccio.